Buongiorno ragazzi, sono di nuovo carico e ho appena finito di vedere Thor The Dark World, ottavo capitolo della saga in ordine cronologico, e devo dirvi la verità, non so se è perché sono riposato, ma ho trovato questo film abbastanza piacevole. Visivamente, senz'altro il più appagante di tutta la saga fino a questo momento, ci sono degli scenari veramente molto belli da vedere, la trama ha un suo certo ritmo, l'ho apprezzata abbastanza, mi piace sempre molto Loki come personaggio, anche se lo spessore che aveva nel primo Thor non l'ha mai più ritrovato, però è interessante. Sono molto contento anche di alcune trovate che hanno avuto in questo film, soprattutto quelle che ci consentono di presentare altre gemme dell'infinito, che due viene fuori questo film che appunto esistono queste gemme dell'infinito, prima cosa, e che una l'avevamo già conosciuta, un'altra ci era già stata presentata, qui ci viene appunto introdotta quella, diciamo, rossa, che non voglio entrare nei dettagli tecnici perché poi i nerd si incazzano, e quindi voglio soltanto dire che in realtà mi è piaciuto questo film. C'è stata qualche leggera pecca anche qui di coerenza, però io comincio a capisco che su una saga che è durata tipo 13 anni, con team completamente diversi che lavoravano su ogni singolo episodio, ci può stare che ci sia qualche errorino. Però ci sono alcune scene che mi hanno spezzato, cioè tipo la scena di Thor che durante la battaglia viene teletrasportato nella metro di Londra e si spara 3 fermate nella metro per tornare dentro la battaglia. Lì mi ha spezzato, io sono morto, mi ha spezzato, bellissima. E questo non è un film perfetto, non è un film perfetto, però aggiunge un po' di ciccia alla saga, e devo dire per fortuna, perché Iron Man 3 in realtà era stato veramente un disastro ieri sera, e quindi bene, sono contento. Procediamo. Allora, ho appena finito di vedere Capitan America Winter Soldier, che devo dire la verità mi ha suscitato emozioni contrastanti, perché da un lato mi è parso il film con la trama più bella scritta finora e anche quello girato meglio a livello di regia, Fratelli Russo se non ricordo male, e dall'altro ci sono alcune cose che mi disturbano molto. Per esempio mi disturba molto il titolo, ad esempio, e il fatto che non venga riconosciuto nulla da un punto di vista di titolo a Vedova Nera. Sta poveretta fa 3/4 del lavoro insieme a Capitan America e non si becca manco una citazione nel titolo, cioè Winter Soldier starà in scena 20 minuti su 2 ore e mezza di film, quindi non lo so, non capisco perché questo torto ai danni della povera Scarlett Johansson. Vabbè, comunque, questa è una cosa che mi ha disturbato. Mi è piaciuto molto il fatto che il nemico storico di Capitan America, che è l'Hydra, che un tempo si annidava tra i nazisti, è ancora viva e che è addirittura all'interno dello SHIELD, che è, diciamo, l'ente governativo sotto cui agiscono gli Avengers. Però questa cosa ovviamente presenta alcuni errori di trama. Cioè, per esempio, se Alexander Pierce, che era uno dei capi dello SHIELD, era all'interno del progetto, era all'interno dell'Hydra, un membro dell'Hydra, perché ha consentito la nascita del progetto Avengers? Vabbè, queste sono domande che mi fanno un po' incazzare e che non troveranno mai risposta. Però diciamo che nel complesso è andata abbastanza bene. Questo film poteva durare 20 minuti di meno, ma ci sono delle trovate interessanti all'interno e alcuni personaggi che secondo me sono stati sviluppati in modo adeguato. Ad esempio il Winter Soldier, anche se sta in scena poco, però è molto efficace. Mi piace molto la sua storia, chi è, come è diventato, ma non mi voglio fare eccessivi spoiler. Io credo, essendo oramai arrivati praticamente a metà della saga, siamo a 9 su 20, credo che questo sia un po' lo spartiacque. Secondo me hanno finito di girare i film in un certo modo, d'ora in poi saranno girati in un altro modo. Abbiamo due nemici diversi, abbiamo un nemico più terrestre che è l'Hydra e abbiamo un nemico galattico che è il tizio che comanda Loki, che a quanto pare sta veramente per arrivare, e quindi non lo so, vediamo come andrà a evolvere. Questo film però, dai, ci stava.
No, vabbè, raga, cos'è sto capolavoro? Raga, ho appena finito di vedere Guardiani della Galassia. Cos'è sto capolavoro? Ma perché cacchio l'hanno messo solo adesso? Cioè, questa è una gemma, questo è un film che è meraviglioso, è un capolavoro. Ma questo, anche come stand-alone, è un film che devono vedersi per sempre. Cioè, è bellissimo. Allora, innanzitutto torniamo di nuovo fuori dalla Terra, quindi ci vengono introdotti dei personaggi che non si sono mai visti prima, ma che sono uno più fico dell'altro, uno più bello dell'altro, con i conflitti uno più bello dell'altro. Molto interessanti, che creano un'amalgama, non c'entrano una mazza uno con l'altro, ma stanno benissimo insieme. Un capolavoro, ragazzi. Hanno tutti un passato traumatico che ci fa, come dire, simpatizzare per loro, a partire dal protagonista Peter Quill, interpretato da Chris Pratt, che mi fa sempre spisciare dal ridere, che è una specie di mezzo terrestre che si è riadattato nello spazio, che ama la musica anni 70, anni 80, insomma, e che vive con il trauma di aver, diciamo, assistito alla morte della madre. Che è la prima scena con cui si apre questo film, che dà una botta al cuore, che tu dici: ma porco Giuda, ma io stavo guardando una roba di supereroi, cos'è sta roba? Bellissimo, bellissimo, meraviglioso. Poi abbiamo Gamora, che a quanto pare è la figlia del mega cattivone, quello che deve ancora arrivare, che è anche lei molto interessante perché ha un passato di abusi da parte di questo padre, no? Che l'ha stuprata, però insomma che le ha fatto fare cose crudissime, violentissime, quindi anche lei molto interessante. Poi abbiamo Drax che è fantastico perché, beh, a parte che secondo me l'attore Dave Bautista, è stato veramente eccezionale, secondo me, nell'interpretarlo. E poi perché è simpatico questo eroe che è quasi, non me ne vogliano, ma è quasi autistico. Non è capace di cogliere, è fissato e non è capace di cogliere le ironie. Lui prende tutto alla lettera e questo genera delle gag fenomenali. E poi abbiamo due personaggi che sono interamente in CGI: uno è Rocket Raccoon, che è stato tutto questo procione, no? Che in realtà è stato cavia di laboratorio e quindi ha questo passato di torture subite. E poi abbiamo questo albero che è Groot, che dice solo I am Groot, ma che è più espressivo di tre quarti dei personaggi che si sono visti negli altri film. Sicuramente molto più espressivo di qualunque personaggio di Iron Man 3. La cosa veramente bella di questo film è che non si prende mai sul serio. Cioè, ridono con loro insieme a noi, pubblico. E ci sono degli sbalzi emotivi incredibili. Si passa nel giro di pochi secondi dall'eccitazione per una grande battaglia a un momento toccantissimo. Cioè, in mezzo alla battaglia spunta il ricordo della madre morta di Quill. E tu ti, oddio, senti il cuore che ti si spezza in quattro parti. Meraviglia, meraviglia. Ora, qualche pecca ce l'ha anche questo film, tipo il personaggio del collezionista, nonostante Benicio del Toro, che lo interpreta, è un no, è un grande no, è un grande no, ma il film non solo è rivoluzionario in sé, ma è utilissimo anche nell'ottica dello sviluppo complessivo della saga. Allora, viene solo da chiedersi a questo punto, visto che il cattivo di questo film è lo stesso cattivo di Captain Marvel, dove cacchio sta Captain Marvel? Ma sono passati tipo 8 film e non la stiamo più vedendo. Vabbè, non che ne senta eccessivamente la mancanza. Sono molto esaltato, il prossimo capitolo mi attira moltissimo, perciò vado subito avanti. Eccolo là. Lo sapevo. Capitolo 11 della saga, rimaniamo ancora con i Guardiani della Galassia. Sparito tutto. È sparito praticamente tutto quello che di bello c'era nel primo episodio. Quasi tutto, non tutto, ci sono comunque i personaggi, restano, sono sempre molto validi. Ma tutto il resto, va, viene meno, è finita. È sparita la totale imprevedibilità degli eventi raccontati, che rendeva bello quel film, no? Nella stragrande maggioranza delle sequenze tu sai già che cosa succederà, 9 volte su 10 ci azzecchi. E questa cosa è male, non va bene, non va bene. Sono veramente molto molto disappointed, come direbbero gli inglesi. Le forze antagoniste di questo film non hanno carisma, non hanno conflitti che ci possano interessare. L'umorismo al vetriolo che mi faceva spaccare dal ridere nel primo capitolo qua sparisce.
subentrano molte più gag a sfondo sessuale. Le situazioni comiche sono talmente forzate che a un certo momento tu dici: beh, vabbè, vabbè. Salvo solo Drax, che con la sua innocenza fa sempre molto ridere, fa sempre molto ridere. Ma purtroppo non basta, cioè si banalizza tutto, capito? Molto banale, molto banale. Cioè, a parte la strana coppia Drax-Mantis, la CGI monumentale e le giravolte registiche di James Gunn, tutto il resto, insomma, mi sembra molto superfluo. Questo è un capitolo che, come Iron Man 3, non aggiunge niente alla saga e è migliore di Iron Man 3, ma si poteva tranquillamente evitare. Cioè, ho la sensazione di aver sprecato un paio d'ore. Oh, mamma mia. Mamma mia, sono sfatto. Ah, ho appena finito di vedere il capitolo 12 di questa saga, Avengers Age of Ultron. Ma perché? Perché? Quante cose avrei potuto fare io in questi 130 minuti di film? Solo per elencarle ci metterei più di 130 minuti. E comunque già solo elencarle sarebbe meglio che guardare questo film. Avengers Age of Chaos, ma non per il caos che porta il cattivo nel film, ma per il caos che portano gli sceneggiatori nella trama. Cioè, come se non fosse già abbastanza difficile rimettere insieme tutti gli eroi ancora una volta nello stesso film, dando a ciascuno il loro tempo in scena. Cioè, qui subentrano veramente tutti, ma proprio tutti, tutti. Cioè, la sensazione è quella di essere alla pizzata di classe dopo 25 anni che non ci si vede, che non te ne può fregare di meno di sentire quello che c'hanno da raccontarti, no? Tutti i personaggi che abbiamo mai visto in azione sono dentro questo film per fare almeno una scena. C'è anche personaggi come Falcon o come Jim Rhodes, ok? C'è anche un nuovo supereroe che si chiama Visione, che nasce dall'unione dell'intelligenza artificiale di Iron Man con una delle gemme dell'infinito. Cioè, è un... Mia nonna avrebbe detto che è un rebelot. Il risultato è un'enorme accozzaglia di gente che si mena per 85 minuti su 130. Cioè, ci saranno 90 minuti di botte in sto film. 90 minuti di botte. Li ho contati, eh? Sì, quasi mi sono messo lì dietro. Perché era l'unico modo per farli stare in scena tutti insieme. Farli menare. Orribile, orribile. E tra l'altro l'enorme potere di Ultron, come al solito, ogni volta che c'è un mega cattivo troppo potente, il potere di Ultron si riduce a tirare cazzotti, perché alla fine della fiera non c'è altro modo per far combattere sti supereroi, no? Poi ci sono i poteri dei personaggi, anche quelli nuovi, che variano a seconda della situazione. Cioè, poi abbiamo Ultron, che è un'intelligenza artificiale, un computer di fatto, che piglia botte e soffre fisicamente quando gli danno le botte. Ma raga, cioè, ma veramente, ma di cosa sta diventando questa saga? Ovviamente poi, per aumentare il numero di botte da orbi che si tirano, fanno litigare anche tra di loro gli Avengers, e quindi ci sono delle scene che di fatto non è che servono a granché in questo film, ma servono solo a farli menare e a farli stare un po' in scena ancora di più. Ma se per appallarci l'esistenza gli 85 minuti di botte non fossero abbastanza, ecco che arrivano gli altri 55 minuti di film, che sarebbero i dialoghi. I dialoghi, una sceneggiatura che si aspetta che noi rimaniamo seri di fronte a frasi come una mi son segnato, che è: l'unica cosa che rimarrà viva sulla terra sarà il metallo. Ma che... il metallo è vivo? Io non lo sapevo. Non lo sapevo. E questo film ci fa letteralmente provare zero sentimenti. Zero sentimenti. Questo perché? Perché siccome hanno introdotto la gemma della... che ha Visione, no? Che è la gemma della mente, metà del film sono visioni, sono sogni, sono... che troiaio, che troiaio. Ma poi cominciano a cambiare anche i poteri dei supereroi. Cioè Hulk, la rabbia di Hulk è pericolosissima, poi no, è ok, poi sì, adesso è di nuovo pericolosa.
Cioè, Thor che va avanti e indietro da Asgard come se pigliasse l'ascensore. E poi a un certo momento arriva Nick Fury a bordo di un helicarrier, che è questa specie di portaerei gigantesca che vola. Ma lui non aveva detto che doveva rimanere in silenzio alla fine di Winter Soldier. Io adesso rimarrò nell'ombra, aveva detto. Vatta la piglia. Cioè, io potrei andare avanti all'infinito, capì? Questo film è monnezza. È monnezza questo film. La cosa che rende grave il fatto che sia una monnezza è che a livello di trama questo film è imprescindibile per la saga. Io voglio dare mezzo punto in più a questo film solo perché all'interno del film c'è il forte di Bard, che è appunto in Val d'Aosta, bellissima location, e perché c'è Wanda che c'ha i capelli rossi e io ho sto debole, raga, abbiate pietà. Quindi vabbè, mezzo punto in più. O io spero che c'ho ancora tempo per vederne uno, ancora non è completamente buio, c'ho ancora tempo per vederne uno, spero però che si raddrizzino un attimo perché mi sta passando la voglia, ve lo dico, mi sta passando la voglia, ragazzi. Ok. Ho appena finito di vedere Ant-Man, capitolo 13 in ordine cronologico. E devo dire la verità, sono stato abbastanza contento di aver chiuso la giornata, questa seconda giornata di maratona con questo film, perché tutto sommato è abbastanza godibile. Mi ha fatto sorridere, ci sono stati dei momenti molto leggeri, mi sono piaciuti molto gli attori, Michael Douglas, Paul Rudd, Evangeline Lilly, tutto molto bello. È stato carino. La sensazione complessiva è che intendano in tutti i modi allungare il brodo. Sostanzialmente, cioè sembra che l'arrivo di questo Thanos, che è il nemico supremo, padre di Gamora, che abbiamo cominciato a vedere già diversi capitoli fa, di continuano a dire sta arrivando, non arriva mai, vabbè, ho capito, siamo al numero 13, io non so come potranno tirare ancora alla lunga, però vabbè, diciamo che questa pellicola mi ricorda un po' quelle della fase 1 della Marvel, abbiamo quindi di nuovo la genesi di un supereroe, era da un po' che non ne vedevamo. È un supereroe che non vuole essere un supereroe in realtà, è un personaggio abbastanza simpatico e accattivante, no? Devo dire la verità, questo film mi ha ricordato molto il primo Iron Man, è praticamente una copia, no? Del primo Iron Man, è uno schema quasi che hanno seguito quasi alla lettera, è divertente allo stesso modo, l'unica differenza è che il protagonista qui è un simpatico faccia da sberle con cui non si può non essere... No, scusate, sono veramente stanco. È un simpatico personaggio con la faccia da sberle con cui non puoi non parteggiare, cioè tifi per lui per forza, sostanzialmente. Altro grande pregio, mi è piaciuta molto la battaglia finale con il cattivo che sembra epica, ma poi in realtà si sta svolgendo, perché loro sono microscopici, e si sta svolgendo sul tavolino della camera da letto della bambina, no? Dove ci sono i giocattoli, quindi molto, molto interessante. Mi piacciono i film della Marvel quando non si prendono troppo sul serio. E quindi sì, ci sta. C'è qualche momento che mi ha fatto un po' storcere il naso, tipo quando Ant-Man va ad affrontare Falcon, ma non perché vuole affrontarlo, perché è costretto dalla necessità ad affrontarlo e di fatto lo umilia, lui che è diventato supereroe da mezz'ora, e questo mette un po' in ridicolo i nuovi Avengers che si sono formati alla fine di quella merda di Avengers di Age of Ultron, e quindi non so in chiave supereroistica quanto possa essere utile per la trama avere dei nuovi Avengers che fanno un poco cacare, però vabbè, diciamo che nel complesso, per quanto suoni sappia di già visto, questo Ant-Man, che tra l'altro mi hanno detto chiude la fase 2 della Marvel, è stato abbastanza godibile. Io ora me la vado a dormire e domani proveremo ad affrontare tutta la fase 3, le ultime 6 pellicole, no, 7 pellicole rimaste.